con i due tecnici innanzitutto, ma che cosa sta succedendo? Quando si ferma questo terremoto? Allora, io vorrei premettere alcune cose. Nella mia vita professionale di catastrofi naturali o pseudotali ne ho vissute tante. Io stamattina sono stato all'Aquila. Se non pensiamo a questo, noi veramente non riusciremo a ragionare. Se noi pensassimo di avere la certezza di poter mappare il nostro territorio con rischio di prime, di seconde e terze, che sono tutte relative quelle mappature. Ma credo che si tratti anche di quanto è avvenuto in passato. Ma certo, è la storia. C'è anche la storia. Ad Avezzano, non so se prima del terremoto del 15, dove è giusto ricordarlo, sono morte quasi 30.000 persone. Tiene conto della storia, tiene conto della storia, perché le mappe di pericolosità adesso vengono fatte anche in base a modelli. I terremoti avvengono anche in posti dove non c'è stato mai un terremoto. Ci sono delle tensioni, che possono essere di natura compressiva, distensiva, quello che vogliamo. Sta di fatto che ci sono degli stati tensionali, questi stati tensionali si liberano in alcuni periodi e quindi rilasciano energia. Quando si superano gli attriti... È dovuto alla modifica dello stato di fatto del sottosuolo. Sì, ma è chiaro, su questo esatto, non questo penso che sia interrompente. Però io voglio concludere quell'intervento che stavo facendo per dire questo, che la Terra, direttore, ha subito delle modifiche nel corso dei secoli. Sono nate le montagne, sono nati i laghi, sono nati i fiumi, sono nate le isole, sono stati maremoti, terremoti che hanno modificato l'assetto del nostro terreno. Se fosse tutto prevedibile sarebbe troppo facile. Ecco perché dico che i discorsi di cui stiamo parlando, le ipotesi che stiamo facendo, sono delle teorie. La realtà è che laddove i terremoti si verificano spesso, le istituzioni devono prevedere tipi di costruzione che hanno mi diceva un'amica mia oggi, la segretaria generale della mia provincia, che lei è stata allora...